Buongiorno a tutti, amici! Oggi parliamo di un momento di cambiamento totale per l'arte italiana. Volete scoprire chi fece questo grande cambiamento? Caravaggio! I maggiori commissionatori d'opere d'arte al tempo erano i nobili e la Chiesa. Quando i lavori erano per la Chiesa, bisognava rispettare dei canoni e delle regole su come dipingere i soggetti. Caravaggio cambiò tutto. Basta con le imposizioni, fece a modo suo. Caravaggio era un pittore ambizioso. Andò a Roma dopo anni di praticantato per diventare famoso. Cosa fece quindi? Rappresentò la realtà così com'era. La realtà era nel popolo, nei bordelli, nelle vie. Rappresentare questa realtà fu il vero punto di rottura. Ok, dai, vediamo qualche esempio. La vocazione di San Matteo, un momento così sacro, fu ambientato in un'osteria. Nella morte della Vergine, Maria è rappresentata come una donna comune, priva di vita. Questo destò uno scandalo incredibile e aprì nuove modalità interpretative. Tutto ciò non si fermò solo al sacro. Provate a guardare le sue nature morte. Non sono così perfette. Ci sono dei frutti bacati e delle foglie appassite. Nulla è perfetto perché la realtà non è perfetta. Questo, però, è ciò che ci circonda. Il coraggio di rompere gli schemi fece sì che Caravaggio fosse un ribelle sicuramente, ma un innovatore, e talvolta solo con gesti di rottura abbiamo degli sviluppi. Il video tutorial è terminato, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!